Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un'altra, in realtà la seconda puntata della nuova serie di domande e commenti, serie in cui rispondo ai vostri commenti, alle vostre domande in maniera un pochettino più ampia rispetto a quello che già normalmente faccio nella sezione commenti del canale, ok? Io prenderò alcune delle cose che più mi sono piaciute e cercherò di trasformarle in un video, ok? Idealmente sarebbe bene, cioè sarebbe bello poter fare un video del genere a settimana, ma non sempre è possibile perché comunque i commenti nella maggior parte dei casi sono relativi al gioco che stiamo giocando perché il mio è un canale di gameplay, eccetera, eccetera, eccetera. Ma introducendo le news, introducendo più vlog, eccetera, spero di poter portare questa cosa a un livello un pochettino più alto e poter rispondere a più commenti. Un'altra cosa, nella prima puntata ho messo tutti i commenti positivi, in questa seconda ho voluto mettere anche un paio di commenti negativi o comunque di critica, d'accordo? Perché ci sta. Perché esistono e sono assolutamente legittimi, uno dei due almeno. Va bene, cominciamo. Alessia mi scrive: grazie per aver risposto alla mia domanda con un video. Ne ho un'altra. Qual è per te il gioco perfetto? Nel senso, cosa reputi più importante come caratteristica in un gioco? Trama, gameplay, grafica, musica, concept, eccetera. E al di là di quale possa essere per te il gioco preferito, un titolo che tu ritieni perfetto e da non perdere. Chi segue il mio canale da un po', temo che già sappia che cosa sto per dire. Ori and the Blind Forest, ok? E prima di dirti perché, voglio dire uno per uno quello che hai detto, ok? Trama. Trama vuol dire la storia, la storyline, il proseguire della narrazione, ok? Può essere fatto in tante maniere diverse, ma deve essere una bella storia. Le storie possono essere di ogni genere, possono avere un lieto fine o un finale cattivo. Possono essere più crude, meno crude, più idilliache. Non possono essere davvero di ogni tipo, però sostanzialmente deve essere ben scritta e quindi coinvolgerti, ok? Coinvolgimento è la cosa più importante per me. Il gameplay, ecco, deve essere disegnato bene, nel caso mio vuol dire che deve essere responsivo e intuitivo, ok? Non devo rimanere legato in certe dinamiche di gioco, non deve essere troppo complicato fare cose semplici all'interno del gameplay, può anche essere molto ricco e complicato in prospettiva, ma le cose basilari devo poterle fare in maniera semplice e intuitiva, e per uno come me che gioca da sostanzialmente 30 anni devo riuscire a, diciamo, trovarmici immediatamente, perché se non mi ci trovo ho come l'impressione che il mio rapporto con il gioco non sia un granché, perché voglio dire, non è che ho cominciato a giocare l'altro ieri, ok? Ho giocato con ogni genere di gioco possibile, immaginabile o quasi, e ho una certa esperienza con certi tipi di dinamiche di gioco che possono essere migliori rispetto ad altri, quindi per me questa cosa è importante. Poi, grafica e musica te li metto insieme come comparto artistico, ok? Che può anche essere tecnicamente importante, sia dal lato grafico, sia anche dal lato audio però, perché una musica ben composta potrebbe anche essere registrata di merda e configurata male all'interno del gioco, ok? Anche una bellissima colonna sonora può risultare brutta se mal gestita. Stessa cosa con la grafica. La grafica per me non deve essere per forza grande, ok? Non deve essere per forza tutto come i titoloni AAA. La grafica deve essere ispirante, deve essere parte del mood, deve trasmetterti tante emozioni, ok? E lo si fa con il colpo d'occhio di una cosa che sembra realistica, o lo si può fare anche in maniera completamente diversa, ok? E niente, le carte, il concept, ok, questo è tutto un insieme di cose che sono tipo il genere, il level design all'interno di questo genere, le innovazioni, eccetera, eccetera. Ori and the Blind Forest, secondo me, copre bene tutto questo, è un platform di nuova generazione, per così dire, perché è uscito già da qualche annetto ormai e non vedo l'ora di vedere il seguito, che copre tutto, ha una bellissima grafica, pur essendo un platform 2D, sostanzialmente, musiche, madonna, una meraviglia, ok? La trama è molto bella, molto ispirata, e ti butta dentro il gioco con un gameplay che Ori è difficile, ragazzi, ok? Cioè, soprattutto nella parte finale del gioco ci vuole un po' per fare bene certe cose. E io che l'ho completato al 100%, l'ho platinato una volta tanto in vita mia, posso dirvi che verso la fine è difficile, ma non per questo deve essere frustrante. Certe parti lo sono state, ma ci sta all'interno dell'esperienza di gioco. Secondo me, Ori and the Blind Forest è la sintesi perfetta di tutto quello che a me piace in un videogioco.
ok? E non è per forza il genere è soltanto una delle componenti di questo gioco. Può essere qualunque genere in realtà, ma se raggiungi un tale livello di perfezione, questo è il gioco che secondo me vale la pena giocare. Quindi il consiglio è questo, mi immagino che non sia una grande sorpresa per chi segue il mio canale, in effetti lo tiro fuori in continuazione, ma è perché, insomma, credo che valga davvero la pena. Nico mi scrive, prova a fare così, sotto ogni video Q&A i commenti vengono usati come domande, così le prendi solo da lì e non cerchi in altri video. Questo è un commento che ho voluto introdurre in questa serie proprio per parlarne. Ragazzi, se volete farmi delle domande specifiche, senza che io debba andare a raccoglierle nei commenti sotto ogni video, che per carità posso anche farlo ma mi richiede più tempo e un pochettino più scomodo, quello che volete chiedermi, ok, se avete delle domande, se avete dei commenti, se avete voglia di scrivermi qualunque cosa, scrivetelo principalmente sotto questo video qui. Ok? Che così io posso prendere i commenti sotto a questo video, prendere quelli che mi piacciono di più e utilizzarli per fare un'altra puntata. D'accordo? Mi piacerebbe che si creasse questo pattern. Avrei dovuto dirlo già nella prima puntata, effettivamente, ma mi sono dimenticato tra le varie cose. Quindi, sì, ok? Ditemi quello che volete, ma per favore ditemelo qui sotto, ok? Che mi rendete la vita un sacco più facile. D'accordo? Mi raccomando, seguite. Tomok mi scrive, ascolta, per me sei più importante di quel DSS, è la Madonna. Io li ho conosciuti grazie a te, addirittura. Quindi se tu credi in te lo faranno anche gli altri. Perciò io ti dico di non chiudere il canale, l'ho già vissuto troppe volte, perciò la domanda che mi veniva a fare, tu lo vuoi continuare? Allora, questo si riferisce al vlog che è stato effettivamente molto seguito e ne abbiamo parlato anche sul canale di Vitamina Beat, che hanno voluto parlarne un po' di più dopo aver visto proprio il mio vlog, ma in realtà è un tema piuttosto comune, ok? Io non voglio assolutamente chiudere il canale, non so dove l'hai presa questa cosa, no, io non voglio assolutamente chiudere il canale, probabilmente ci hai pensato per il fatto che io ho detto che comunque la frustrazione è una cosa comune per i piccoli canali, perché fai tanto lavoro e vedi poco risultato, tra virgolette, ok? Io lo voglio assolutamente continuare, ma ve lo ribadisco ragazzi, soprattutto all'inizio, per chi vuole iniziare un canale YouTube, questa è una cosa che ho imparato a mie spese ed è una cosa che ho sviluppato col tempo, ok? Se guardate soltanto i numeri, le cose andranno male, ok? Sono pochi i canali che hanno un riscontro così importante e sono canali che ci hanno puntato dal punto di vista commerciale tanto. In realtà la maggior parte degli YouTuber mette le cose che gli piacciono non tanto perché vuole avere successo, in realtà un po' ce ne sono, è d'accordo, ok? Ma soprattutto quelli che iniziano lo fanno per essere coinvolti in una community in qualche maniera e lo fanno per mettere al loro interno le cose che gli piacciono in questa community che a loro piace, in cui piacerebbero a cui gli piacerebbe entrare, d'accordo? Ma quando vedono che i risultati non sono quelli che speravano o perlomeno pensavano, e anzi sono peggio di quanto pensassero, ok? E questa è una cosa che ho visto succedere a molti e l'ho vissuta io stesso, iniziano un pochettino a scoraggiarsi. Non fatelo, ok? Non basate la vostra soddisfazione sulla risposta del pubblico. Perché questo? Perché ovviamente volete vedere il vostro canale crescere, ma è meglio una crescita lenta di un pubblico affezionato piuttosto che una crescita velocissima di un pubblico che guarda soltanto una parte dei tuoi contenuti, ok? O che sostanzialmente non gli interessa molto chi tu sei, che cosa fai, eccetera, e guarda il canale soltanto per altri motivi, per motivi un pochettino, perché magari ci è capitato, magari crei un canale che è targettizzato perfettamente. I contenuti sarebbero anche di buona qualità, ma una fotocopia di qualcos'altro. Oppure sono delle cose che trovano soltanto sul tuo canale, ma solo una nicchia. Insomma, le possibilità sono davvero tante. Vi dico, cercate di trovare la soddisfazione nel fatto di fare i video, ok? Nel fatto stesso di fare i video e di farli bene, come a voi piace, ok? Poi un occhio alla sostenibilità, al promuovere il vostro prodotto, eccetera, assolutamente sì, io non sono per niente contrario a queste cose, ne parlerò in un altro vlog probabilmente, però comunque sia, no, Tomok, non voglio assolutamente chiudere il canale, ho intenzione di continuare ancora per molto e ovviamente spero di crescere, ma in buona sostanza sì. E riguardo a QDSS, mi ha sorpreso il fatto che li hai conosciuti grazie a me. Io sono fan di QDSS, ok? Da sempre, da veramente tanti anni. Mi fanno morire da ridere, li seguo volentieri, mi sono affezionato al loro canale, d'accordo? Loro sono giganteschi, da loro ho preso alcune idee,
ma per forza sono stato influenzato, ma è la prima volta in vita mia che vedo una cosa del genere, cioè che conosce uno youtuber molto più grande tramite uno piccolo. No, vabbè, non è proprio la prima volta che lo vedo, però è raro, mi ha sorpreso. Comunque, grazie del commento. Domanda per la serie Q&A. Ecco, perfetto, così me le dovete fare le domande, sarebbe perfetto per me. L'idea delle news ti è venuta in mente grazie a Mari, Nicola, Sinergo e Redez, quelli di... manco a farlo apposta, si riparla di QDSS. Bel primo episodio della serie, comunque. Allora, no, non grazie a loro. Allora, la loro serie di news, che si chiama Nebs, è una serie che è di intrattenimento, non di informazione, ok? È una serie fatta per ridere, è molto cazzona, molto poco editata, cioè, oddio, tranne qualche puntata. Effettivamente, io la guardo perché mi fa ridere, perché passo un buon quarto d'ora, quanto dura, cioè 10, 15, 20 minuti, ok? Ma sostanzialmente è poca l'informazione. Qualche volta si dibatte di cose interessanti, effettivamente, ok? Però è più cazzona che seria, tra virgolette, ok? Se devo basarmi su qualcosa di italiano, sono le news di Player Inside, ok? Che sono fatte piuttosto bene, senza... Ovviamente poi ci sono tutte le news dei canali che però sono delle riviste videoludiche o del webzine, ok? Per esempio il canale di AveryEye è fatto piuttosto bene, sta aggiungendo parecchi contenuti, ci sono anche... c'è il canale di Multiplayer, eccetera. Gli streaming di Multiplayer, ce ne sono tanti, ma quelli sono specializzati, ok? Se devo prendere uno youtuber, io diciamo che mi sono ispirato a Player Inside, ma comunque gli elementi divertenti così anche per me sono importanti, quindi li ho introdotti. E di nuovo, però, attenzione, la serie di news è un esperimento, ok? Quindi non so come diventerà nel futuro, dipende anche da quello che mi dite voi, dai vostri commenti, eccetera, che mi fanno riflettere su determinate cose. Ah, è appena all'inizio, è una cosa sperimentale. Comunque no, devo dire, non l'ho presa da loro, ma la loro serie la seguo. Loro mi hanno influenzato da molti punti di vista, come ho detto prima, ok? E forse, che ti devo dire, magari mi hanno influenzato pure per quanto riguarda il format delle news, non lo so, ma onestamente ti dico che non ho pensato a loro quando ho scelto di fare le news. È una cosa che avevo colto io stesso, non sapevo bene come portare il format, ho guardato quello di Player Inside. D'accordo? Tutto qui. E ora passiamo a un paio di commenti negativi, che è giusto che ci siano, ragazzi, perché se nessuno ti critica, come fai a sapere se stai facendo qualcosa di sbagliato? E comunque, anche quando non ritieni di aver fatto qualcosa di sbagliato, qualcuno che ti dà contro, tra virgolette, per una cosa nello specifico, è comunque un'occasione per mettersi in discussione, per valutare meglio la cosa, oppure se alla fine di tutto questo sei ancora della tua opinione, la tua opinione verrà rafforzata da questo. Quindi, secondo me, le critiche sono quasi sempre positive, ammesso che siano giuste. Andiamo a vedere i commenti. Michele mi scrive sotto la serie di Two Point Hospital. Oddio, mi viene un nervoso incredibile a vederti giocare, non ce la faccio, devo dirtelo, non hai ruotato la telecamera manco mezza volta in 8 video, oggetti messi a caso alla cieca senza un minimo senso pratico ed estetico, assunzioni esagerate, stanze enormi con le finestre che danno su un'altra stanza, eccetera, eccetera. Davvero, davvero incredibile. Allora, mi sa che ne parlerò in un vlog sul fatto di giocare bene. Ce l'ho in lista già da un po', la volontà di fare questo vlog qua, ma alla fine ho sempre preferito altro. Comunque sia, alcune delle cose che dici sono giuste. Quello che ti sfugge è che, effettivamente, io faccio i giochi in blind run, prima di tutto. Il che vuol dire che nel momento in cui registro, in cui premo rec, io a quel gioco non ci ho mai giocato. Qualche volta capita che porto giochi che ho già giocato, ma del passato, qualche volta. La maggior parte dei giochi che porto sono o al day one o molto recenti, ed è la prima volta che ci gioco in vita mia, ok? Quindi, io, come tutti, penso, magari qualcuno sarà così da matti da azzeccare tutto a prima botta, ma generalmente io, come la stragrande maggioranza delle persone normali, ho bisogno di un po' di tempo per interagire bene con certi sistemi all'interno del gioco. Io ho una certa esperienza con i gestionali, ma i gestionali ognuno è fatto a modo suo, ok? Quindi prima di carburare ci vuole un po'. 8 puntate saranno un 5-6 ore all'incirca, no, forse più 5, qualcosa del genere. Beh, ok, 5 ore di gioco in un gestionale che ne richiede svariate decine di ore di gioco per essere terminato, e infatti la serie è durata tantissimo con tanto di DLC e di live in cui completiamo gli ospedali con la terza stella, beh, ci vuole un pochettino di tempo. Oltretutto, il gioco l'ho finito, quindi non è che giocassi così di merda, piuttosto non ho giocato bene secondo te. E su questo vi anticipo il contenuto di un vlog futuro. Non, a me non è mai importato, né mai me ne importerà, probabilmente, di giocare, tra virgolette, bene.
Io voglio divertirmi. Se per divertirmi devo ovviamente stare dentro i canoni di quello che il gioco ti dà la possibilità di fare, per riuscire in quello che il gioco ti propone, se mi diverto mi sta bene. Ma se ho la possibilità di fare in un'altra maniera, che mi è più consona, istintivamente mi ci trovo meglio, e magari ce ne sono altre che funzionerebbero meglio, ma non mi va di farle, beh, per me non c'è nessun problema. Potrebbe esserci qualche problema per qualcuno che sta guardando, no? E ci sta, ok? Ma non è incredibile questa cosa. È una cosa che la maggior parte delle persone fa. Ho parlato con decine e decine e decine di videogiocatori. Ognuno ha il suo modo di giocare e un buon 40% delle persone gioca in modi che io ritengo assurdi. Ma io ritengo assurdi perché ho un'esperienza diversa. I giochi possono essere giocati in tanti modi, anche male, tra virgolette. Ma l'obiettivo di un gioco è quello di divertirti, no? Quando parli con altri videogiocatori, può capitare di sentire delle persone che ti dicono stai giocando male, ok? Ovviamente devi sempre ascoltare queste critiche, ma all'interno di un gestionale, non di un gioco competitivo, dipende dall'obiettivo che vuoi raggiungere. Io voglio divertirmi e finire il gioco nella tra virgolette, quest principale, nella serie di missioni. Non sono completista, non mi interessa particolarmente il gioco stilistico, cioè il giocare in maniera artisticamente valida, non so come dire, diciamo, adeguata dal punto di vista estetico, così. Non me ne è mai importato niente di queste cose. Lo so che un gioco come Two Point Hospital ti dà la possibilità di personalizzare tantissimo gli ospedali per fare la cosa esteticamente valida. Qualche volta mi va di farlo, qualche volta no. Nel caso di Two Point Hospital ero preoccupato di altre cose, non l'ho fatto per niente. Molto spesso, e in realtà qualche critica c'è stata anche per questo, che ne so, i poster li mettevo sempre uguali, tanto funzionano uguale. Ok, anche se non sono diversi l'uno dall'altro. A guardarlo esteticamente è un po' così, ma a me non me ne è mai importato niente. Magari, proprio per il fatto che sto portando la serie, qualche cosa posso variare. E comunque mi hai commentato intorno alla puntata 8, qualcosa del genere. Quindi, beh, da lì in poi le cose sono cambiate abbastanza. Ok? Detto questo, hai detto delle cose che ci stanno. Non ho niente da dire, ci sta, è la tua opinione. L'unica cosa che posso dire, non è incredibile. Io il gioco l'ho finito, no? Non sono come uno, cioè, non è come quello che incontra un ostacolo e ci va sempre contro, non andando avanti e continua ad andare imperterrito. Io il gioco l'ho finito, non ho raggiunto le 3 stelle ovunque, quindi si poteva. Non è poi così incredibile giocare in questa maniera. Che non ti piaccia è un altro conto, ma quello è perfettamente legittimo. E Emanuele mi scrive, ah, e certo, smetto di seguire la serie di Anthem per dedicarmi a giochi più interessanti. Io smetto di seguire te, che è meglio. Questo commento mi è stato fatto sotto il video di Railway Empire, che è un gioco portato nella serie Proviamolo, che quindi, come sapete, è solo una puntata isolata del gioco in cui provo un gioco generalmente offerto dallo sviluppatore. È il motivo per cui questa serie esiste, cioè non è il motivo per cui questa serie è nata, ma è il motivo per cui questa serie continua a esistere, perché sorprendentemente, devo dire, mi stanno dando una vagonata di chiavi di gioco, di giochi da provare. Io, sia perché mi fa piacere, sia perché mi piace dare un'opportunità agli sviluppatori anche piccoli. Questo, per esempio, questo è Calypso di Railway Empire. Quello non ha bisogno di me, un canale da 2000 iscritti a malapena, per farsi pubblicità, ok? Ma ci sono tanti altri piccolissimi sviluppatori che mi danno una chiave di gioco di un gioco veramente tanto, tanto, tanto di nicchia. A me fa piacere aiutare queste persone, perché magari ogni tanto si scoprono delle perle di cui si parla poco. Esempio Cat Quest, che ho portato l'intera serie e mi è piaciuto tantissimo. Vabbè, comunque sia. Il fatto che tu non trovi questo gioco interessante, che trovi più interessante Anthem, è sicuramente legittimo. Quello che ti sfugge è che è una cosa soggettiva, però. Hai detto tutte cose che hanno senso, no? Per te. Dal mio punto di vista, come ti ho risposto, Railway Empire l'ho portato per una puntata della serie Proviamolo, e che tra l'altro non ti sei accorto che era la serie Proviamolo, il che vuol dire che non mi segui così tanto bene, come, perdonami, ti ho scritto anche nel commento, perché se poco poco mi seguissi, ma non dico ogni video, perché pubblico una quantità di video devastante, mi rendo conto, ma avessi seguito un po' il mio canale, sapresti dell'esistenza di questa serie, no? Che porto grazie a chi mi ha donato la chiave di gioco, cosa che ho detto e dico sempre nei primi 10 secondi del video
che evidentemente non hai visto a questo punto, perché boh, vabbè. Sulla base di questo però abbi pazienza, la tua opinione è legittima, l'interesse è soggettivo, quindi perché la polemica? No? Potevi dirlo in altra maniera, no? Senza fare tanto il gradasso. Perché questa cosa? Infatti, nei commenti non sono stato solo io a risponderti questo. Questo genere di atteggiamento di solito causa in youtuber un pochettino meno pazienti di me una bella sequela di vaffanculo idiota, no? Ma, onestamente, io ho 34 anni, gioco da 30 anni. Se dovessi dire vaffanculo idiota a chiunque non la pensa come me o che mi dice contro, buongiorno, ma non finirei più. Non si può fare così. Quindi io ti dico semplicemente, ok, mi sta benissimo che tu giudichi Anthem più interessante di tante altre cose. Io no, perché, anzi, la recensione è uscita molto recentemente in cui l'ho malamente stroncato, perché dal mio punto di vista se lo merita, e l'ho fatto dopo aver, come ti ho già scritto, fatto tutta la serie, più di 20 puntate, aver fatto anche un piccolo vloggino per aggiornare riguardo al fatto del gioco che mi stava piacendo o no, quella che doveva essere una serie di live, che poi alla fine è stata una sola, in cui abbiamo affrontato l'endgame, per giungere alla conclusione che è un gioco che è onestamente vuoto dal mio punto di vista. Ma a quanto pare un punto di vista veramente tanto condiviso, perché la stragrande maggioranza delle persone che si sono approcciate a questo gioco ne è rimasta delusa in un senso o nell'altro. E la maggior parte delle riviste e anche degli youtuber, non è così facile che tutto il mondo videoludico sia generalmente d'accordo su un giudizio su un videogioco, eh? Nel caso di Anthem è piuttosto raro che accada una stroncatura così di un titolo così pompato, no? Perché ci sono state altre stroncature di titoli un po' secondari che sono usciti proprio zoppissimi fin dall'inizio, ma di cui effettivamente, bah, non si è curata tanto neanche la casa produttrice. Anthem invece è un titolo che è stato pompato da un bel po', ok? BioWare e Electronic Arts, dannazione. Beh, il risultato è questo. A tanti non è piaciuto. A te è piaciuto? Molto bene. Ma sta polemica gratuita te la potevi risparmiare. Tutto qui. Va bene, ragazzi, quindi io direi che per questa puntata può essere tranquillamente tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e mi raccomando, commentate anche voi qui sotto facendomi delle domande, se volete, un qualche tipo di considerazione. Sono felice di parlare di qualunque cosa, d'accordo? Anche personale, anche se, vabbè, non vedo che interesse. Ogni tanto ce l'ho qualcuno che mi scrive di dove sei, cosa fai, ho visto che suoni, come si chiama la tua band. Cioè, sono cose un po' che non c'entrano niente col mondo videoludico, con il mio canale. Però, vabbè, se vi fa piacere, chiedete, ma io non ho nessuna difficoltà a rispondere. È solo che non capisco bene che interesse possa avere. Però, a quanto pare a qualcuno interessa, fatemele pure queste le domande. Però, se mi fate domande riguardanti il mondo videoludico, sono molto più felice, d'accordo? E mi piace parlare per più tempo di queste cose, se no è solo una domanda di dove sei, bla, di dove sei, bla. D'accordo, ragazzi, quindi per oggi è tutto. Di nuovo, vi aspetto nella sezione commenti con tante domande, risposte e considerazioni. No, tante domande, commenti, risposte io e considerazioni. E niente, come sempre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa nuova serie. E qui sotto in descrizione troverete come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Q&A. D'accordo, ragazzi? A presto!